Dunque, inizierei subito col chiederti se sei rimasta soddisfatta da questo Sport Forum ancora in corso. Sì, abbastanza, è sempre difficile raggiungere tutti gli obiettivi, però direi che abbastanza positivamente, l'impressione è abbastanza positiva, sì. Qual è la cosa che ti ha lasciato maggiormente soddisfatta e quella invece che ti ha lasciato con un po' di amaro in bocca? Ma diciamo che sicuramente il fatto di aver potuto esprimere quello che è il pensiero del Riders Club, il mio pensiero personale riguardo a temi importanti come ad esempio quello del CSR requirement e dell'harmonization. Siamo riusciti, speriamo, sembra, a bloccare questa scalata verso delle tasse di iscrizione ai concorsi, diciamo, proibitivi per l'Europa, perché ci si voleva, la proposta degli organizzatori era quella di allinearsi alle tasse di iscrizione negli Stati Uniti. Quindi diciamo il fatto di aver fermato questa cosa è estremamente importante per tutti i cavalieri, cioè, no, noi non possiamo parlare di 3-4 mila franchi o euro di iscrizione ogni settimana, ad arrivare sino a 9 mila euro di iscrizione a settimana è impossibile, non c'è il mercato americano qua. Vedere che non sempre la meritocrazia e la competenza sono rispettate, questo in diversi campi, sia per i cavalieri che per nomine di qualsiasi tipo, e che purtroppo la politica e il business coprano sempre un po' quello che è lo sport. Questo trovo che sia veramente un peccato, perché nell'equitazione abbiamo tante cose belle, tanti esperti che dovrebbero essere utilizzati in maniera diversa, e questo lascia sempre un po' di amarezza in bocca. E poi si è parlato pochissimo dei cavalli, insomma, qua. Come spesso accade in questi convegni, si parla di marketing, di financial, ma poco di cavalli. Per te lo Sport Forum non è ancora finito, domani ci sarà una riunione e ne avete già fatta un'altra a porte chiuse. Quali temi sono stati affrontati? Dunque, quella che è stata fatta in precedenza allo Sport Forum è stato un incontro del board della Federazione Europea con la FEI, dove si sono discussi diversi temi. Qui si è stati forse un po' più vicini a quello che è il vero sport, appunto l'attuale situazione, i problemi che ci sono attualmente, è stata fatta a porte chiuse anche per questo motivo. E invece avremo poi domani un'altra riunione che esula dallo Sport Forum, è una riunione del board ancora della Federazione Europea, dove si parlerà moltissimo della situazione attuale della governance della FEI, come affrontare certi problemi di nomine nel Jumping Committee, nello stesso bureau, eventuali rinnovi di statuti, richieste particolari, insomma, di temi che debbono ancora essere sviluppati.